9-8-9-0-8-7, il primo cadetto, siamo alla boa numero 2, quindi la boa alla fine del Gran Lasco, poi 9-9-8-2-1, avviciniamoci il più possibile perché così ci gustiamo questo bel passaggio, una ragazza al secondo posto, una ragazzina 9-8-2-1, questi sono i cadetti più giovani, ricordiamo gli anni di nascita, Marcello? 2014 e 2015. Mamma mia! Ok, guardate come sta prua lui lì che aggiusta tutto. Passa 80-80 questa ragazza bionda con l'occhialetto rosa, sono attrezzatissimi, sono proprio fashion questi piccoli ottimisti e se ne vanno de poppa placidamente col paradiso della costa più bella del mondo. Ma come fa il pianeta a essere così bello e noi a rovinarlo così tanto? È popolato, questa gente poco furba. Veramente incredibile. Va bene, 9933 è passata. I cadetti li conosci, vedo che sei un po' più... Buonvicini è primo, seconda Francesca Watts e terzo il leader di classifica Faraoni Matteo che ieri ha vinto tutte e tre. Invece adesso arriva il gruppone qui sulla boa, guarda un po', avviciniamoci sempre se possibile, torniamo più vicini alla boa stando sopra perché così le riprese vengono meglio. 7-3-5-4 con questi bei nastri rossi, è passata la flotta verde, è passata la flotta bianca e passa la flotta rossa, diciamo che Aiko al tricolore, guarda come si è infilato 93-80 interno in boa. Sì, era entrato comunque già ingaggiato nella zona, quindi aveva diritto a spazio. Col sorriso smagliante sulla faccia stampato, anche 9-1-4-4 interno. Interno, quindi ha diritto a spazio, infatti gli lasciano lo spazio per girare la boa. Noi siamo tornati sul resto. Piano tornano, arrivano gli altri. Comunque la flotta è abbastanza compatta, a parte l'ultimo che magari è proprio piccolo, più staccato, gli altri sono belli compatti nel giro di... Secondo me ora ci siamo, Gabriele. Di 4 minuti vedo che c'è tutta la flotta. Mi piaceva fare questa breve clip su una sola boa, però sui cadetti oggi, perché è il secondo giorno, c'è questo bel vento, c'è una situazione interessante, è la quarta prova della terza tappa del Trofeo Kinder. Stanno passando bellissimi, concentratissimi soprattutto. Hai mai fatto delle chiacchiere con loro sulla concentrazione, sull'aspetto psicologico della regata? Cioè loro sono, quali sono i sentimenti che hanno, quindi fuori dall'aspetto sportivo, no? La concentrazione, la preoccupazione, la paura, la stanchezza, cioè qual è la curva di cose che coinvolge questi ragazzini così giovani? Alla fine io gli dico sempre, il più grande avversario che avete siete voi stessi e cercate sempre di essere concreti e cercare sempre di credere in quello che state facendo. Comunque per quanto riguarda gli aspetti psicologici, soprattutto nella gestione dei grandi eventi come può essere un mondiale, un europeo, già arrivare nella settimana giusta non è facile. Approcciare una manifestazione importante a volte non è così scontato. Quindi anche noi negli ultimi anni abbiamo lavorato su questo, ci siamo appoggiati anche a una giovane istruttrice che è anche mental coach, che è Chiara Collura di Palermo e che abbiamo inserito diciamo a spot per fare degli interventi col gruppo nazionale e con le squadre qualificate, anche questo ci ha dato un'ulteriore mano. Bellissimo, è un discorso importantissimo, tra l'altro guardate che sono anche, lo starete notando guardandoli, sono più piccoli fisicamente di quelli degli juniores che abbiamo visto prima, perché sono ovviamente 2014-2015, piccolini, a lei è pure volato il cappellino dietro, là vedi, e però allora adesso siamo, tra poco passano gli ultimi 10, no? Quindi siamo nelle retrovie, con rispetto parlando e con amore parlando proprio, nelle retrovie della flotta dei cadetti, cioè i più piccolini e sono quelli adesso che stanno più dietro. Però io sto vedendo anche un modo di portare la barca, di stare a bordo, che obiettivamente si fa vedere bene, si fa guardare, no? Fa piacere vederli navigare. Sì, oramai ragazzi che non sono impostati tecnicamente bene se ne vedono pochi, poi ci sono tanti piccolini. Guardate come stanno a bordo, tranquilli. Diciamo che hanno più l'insicurezza che questa va combattuta. 9-4-6-4 sta passando ora, ieri penso sarà rovesciato non so quante volte, ha avuto qualche problemino. Una prova, mi sono avvicinato e ho detto hai bisogno che chiami il gommone, ha detto no, non chiamare il gommone. Ho detto vabbè, io mi sono messo lì, lo guardavo. Bravo. A un certo punto ripartito e fa, però se magari mi controlli un attimo, sono più tranquillo. E allora mi
allora è stato interessante questa cosa, perché proprio bellissimo, guarda, quanto sono spontanei questi bambini. Bravo, è un bellissimo e non ha mollato, è arrivato fino in fondo. E non ha mollato, non ha, come capitò a Crotone, quello scoppiò, dice no, non venite, non mi aiutate, cioè... Un bel modo per concludere questa clippetta, perché qui siamo nel grosso della nube, sta arrivando pure la flotta bianca che va all'arrivo, hai capito? Allora andiamoci, dai, basta. Andiamo all'arrivo della flotta bianca. Allora, arrivo della flotta bianca, così non ci facciamo mancare niente. Beh, Riccardo Gessa vince la prova, secondo Postiglione, terzo Gianmarco Russo e quarta Sara Anzellotti, che fa una bella prova anche lei. Ita 4 chi è? Gianmarco Russo di Circolo della Bari. Ita 4, mi ha raccomandato che c'è sta vela solo con un numero. Vabbè, ha chiaramente ha chiesto, diciamo così, il permesso di fare questa cosa. Poi arrivano altri due ottimi ragazzi, che sono Thomas Colaizzi, che ha fatto molto bene, Edoardo Rizzi e Roman Vivienco, che è stabile anche lui nel circuito Kinder. Oramai risiede a Riva del Garda, quindi viene spesso alle tappe Kinder, nonostante gli impegni con la nazionale ucraina, e poi piano piano gli altri. Promessa mantenuta, intanto si diceva che sarebbe uscito il sole in questo pomeriggio di Villa Simius, promessa mantenuta, c'è un sole splendido, bellissimo, e continua questo sud-est sui 10, 12, 11, 12 nodi. Sì, sì. Ita 111. Anna Merlo in arrivo, vediamo se riesce a entrare. Si fa una virata un po' all'ultimo, però l'altro, diciamo che gli ha voluto bene. Anna Merlo è bella alta, eh? Sì. Grandicella lei. Gli ultimi mesi. Si sta selezionando? Sì, attualmente è terza come femmina. Quindi potremmo vederla europeo o mondiale? Europeo molto probabilmente, perché per entrare al mondiale deve entrare nei primi 5, insomma, lì i punteggi sono un po' più elevati. Qui arriva Tramontano un po' arrabbiato, che ha detto qualcosa a quest'altra barca che ha virato in ritardo. È bellissimo anche perché abbiamo fatto l'arrivo della flotta verde dal gommone di destra, questa la stiamo facendo dal gommone di sinistra, quindi così almeno abbiamo le due visuali. Un balletto è sembrato questa virata, tre barche, anzi quattro, che hanno virato all'unisono e lo rifaranno adesso, vediamo. No, perché tagliano la linea, quindi l'arrivo vanno dritti e pian piano arrivano anche gli altri. Vediamo che è una linea d'arrivo che si può tagliare sia mura a destra che mura a sinistra, quindi attenzione che finiamo impallati dal bellissimo comune BWA. Eccolo qua, comunque qualche sticcata di disapprovazione ogni tanto scappa, però insomma dai. Diciamo bellissimo. Bella prova lanciata anche questa. Avevamo detto che concludevamo con quella clip perché ci piaceva aver sottolineato i cadetti, ma abbiamo fatto anche la flotta bianca della divisione A degli juniores, quindi mi piace concludere così. Seconda, diciamo, live del giorno, anche se era un omaggio soprattutto alla chiacchiera sui cadetti che ci voleva, i ragazzi giovanissimi che insomma sono il serbatoio vero, è lì il vero termometro, la vera misura di quanto il ricambio agisce su questa classe, che è di per sé la finestra sul futuro della nostra vela. Grazie Marcello Meringolo, grazie a voi di essere stati con noi, sempre sei lì la casa della vela. Ma che bello arrivo, sai che a me mi piace da qua.